questo video vediamo una trappola che il nero può tendere al bianco, che riguarda il controgambetto Marshall della partita spagnola. Questo è un controgambetto abbastanza comune, che tuttavia prevede una variante molto tagliente in cui il nero sacrifica un alfiere. Se poi il bianco non sta molto attento o non conosce bene questa variante, può darsi che cada in una delle diverse trappole che il nero gli può tendere da lì in poi, visto che comunque l'attacco del nero monta mentre il bianco vede assottigliarsi le difese del proprio re. Quindi a quel punto è una questione del bianco di riuscire a sopravvivere e mantenere il pezzo di vantaggio che ha dopo il sacrificio del nero. Quindi vediamo un po' come entrambi i giocatori si dovrebbero comportare in una situazione del genere. La trappola inizia con un'apertura spagnola che ben conosciamo, quindi E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Qui il nero prosegue con la difesa morfi, spingendo in A6, quindi obbligando praticamente il bianco a rimuovere l'alfiere. Qui la risposta più giocata nelle partite è alfiere A4, che mantiene quindi l'attacco su questa diagonale. Ora qui il nero prosegue con una variante chiusa della spagnola, cavallo F6, e il bianco di solito arrocca. Ora questo pedone, c'è il solito problema che sembra in presa ma non può essere preso, perché comunque poi il bianco in qualche modo lo riguadagna potendosi rifare sul pedone 5. Quindi qui il nero gioca, per mantenersi in una variante chiusa, alfiere 7. Ora il pedone potrebbe venire effettivamente preso, quindi il bianco tipicamente gioca torre 1, sviluppando la torre su questa colonna centrale, quindi molto bene. B5, il nero spinge via l'alfiere. Questa è tutta la variante più comune della difesa spagnola, della partita spagnola chiusa. Alfiere B3, arrocco corto e C3. L'idea del bianco a questo punto è quella di controllare maggiormente la casa D4 per poter spingere di due case il pedone D e quindi conquistare il centro. Ed è qui che il nero intraprende di solito il controgambetto Marshall. Praticamente il nero, invece di preoccuparsi di questa spinta, spinge immediatamente in D5, quindi andando nuovamente a minacciare doppiamente il pedone 4. Qui il bianco può catturare e alla fine guadagna un pedone, perché avendo tolto di mezzo il pedone E, poi potrà catturare il pedone E5. Quindi questo in effetti è un gambetto a tutti gli effetti. Difatti qui nero ricattura il pedone, cavallo per pedone, cioè uno scambio di pezzi, si giunge in questa situazione dove il nero ha il cavallo sotto due pezzi del bianco, quindi dovrà porvi rimedio. Questo tipo di difesa, questo controgambetto, continua con la spinta C6 che difende il cavallo. E ora ben presto il nero riguadagnerà del vantaggio posizionale, in modo da compensare parzialmente almeno la perdita del pedone. Difatti a questo punto vediamo un po': il bianco ha alfiere e torre sviluppati, comunque la torre è in una postazione che sarà facilmente attaccabile, quindi il nero potrà guadagnare dei tempi andandola a disturbare, e soprattutto il bianco ha l'ala di donna completamente bloccata. Infatti questo alfiere è chiuso, questo cavallo ha le due normali case di sviluppo occupate da pedoni bianchi, la torre, vabbè, non ne parliamo neanche. Prima di potersi liberare il bianco dovrà spostare tutti gli altri pezzi, quindi il nero deve riuscire a guadagnare da questo stato posizionale del bianco. Comunque la prima mossa qui consigliata per il bianco è pedone D4, che almeno libera la diagonale per l'alfiere camposcuro. E qui il nero comincia a guadagnare tempi. Alfiere D6, che farà rimuovere la torre e inoltre pone l'alfiere sulla direttrice che porta la casa H2 debole dell'arrocco corto del bianco. Quindi dopo che la torre si muove, tipicamente la cosa migliore qui è riportarla in E1 per evitare eventuali altri attacchi o esporla a successivi guadagni di tempo da parte del bianco.
E qui tipicamente il nero continua con donna a4, rinforzando quindi l'attacco sul punto h2. Dopo questa risposta, vabbè, il gioco va avanti. Il nero dovrà riuscire a gestire questo vantaggio posizionale in modo da o riguadagnare un pedone oppure mettere notevolmente in crisi il giocatore bianco. Comunque, la trappola di cui parliamo in questo video a questo punto prevede un sacrificio d'alfiere simile a quello del dono greco. Alfiere per h2. Ora va subito detto che se il bianco sa giocare perfettamente ha a questo punto un notevole vantaggio, perché praticamente dopo aver ricatturato in h2 è un pezzo in vantaggio. Tuttavia il nero ha a disposizione tanti trucchettini che se il bianco non sta veramente particolarmente attento poi lo faranno perdere. Difatti qui subito il nero gioca donna h4, stavolta con scacco, quindi guadagna un tempo e forza il re bianco a rientrare in g1. E a questo punto il nero prosegue l'attacco con alfiere g4. Ora qui tipicamente bianco potrebbe pensare o di interporre il pedone per fermare questo attacco oppure di muovere la donna. Se viene mosso questo pedone, l'idea che può avere il nero è quella di sacrificare un altro pezzo con alfiere per f3. Difatti a questo punto il bianco non può ricatturare di donna, altrimenti perde la torre. Quindi tipicamente catturerà di pedone e questo apre notevolmente diciamo le difese davanti al re bianco. Quindi dopo donna g3, vabbè, se il re si rintana in h1 c'è buona probabilità di ottenere una patta per scacco perpetuo. L'unica speranza del re bianco è quella di andare in f1 e a questo punto diciamo la sicurezza del bianco la ottiene incredibilmente andando nella casa d3 e poi frapponendo la torre a eventuali scacchi di donna lungo questa diagonale. Tuttavia questa può non essere un'idea vista positivamente dal bianco, perché comunque è costretto a portare il re al centro. Alternativamente il nero, comunque, invece di continuare a dare scacchi, potrebbe porre una torre in e8, quindi tagliando via la strada al re bianco. E ancora nuovamente l'unica soluzione per evitare la patta a questo punto da parte del bianco è quella di frapporre la torre su questa linea di azione sulla colonna E. E qui diciamo che il bianco sta veramente meglio. Ma torniamo alla prosecuzione più naturale della trappola, perché difficilmente il bianco frapporrà il pedone in f3 e piuttosto sarà portato a muovere la donna. Supponiamo ad esempio che la muova in d3 come naturale in questo tipo di aperture, quindi puntando anche al punto h7. In questo caso il nero può continuare con torre a e8. Ok, se qui il bianco cambia semplicemente le torri, il nero si trova con una torre in f8 pronta a entrare in e1. Ok, quindi questo metterebbe notevolmente in crisi il bianco, che sarebbe costretto a giocare donna f1 per evitare ulteriori complicazioni. E qui il nero può giocare alfiere e2, donna e1 e torre e6, con l'idea eventualmente di portarsi su una linea d'attacco più proficua. A questo punto la situazione è quasi equilibrata, perché il nero ha un fortissimo attacco. Infatti vediamo un'altra opzione: se invece di andare in f1 qui il bianco avesse preteso di difendere il punto e1 spostando ad esempio la donna in d2, sarebbe seguita a torre 2, che okay, con a questo punto un notevole vantaggio per il nero, perché diciamo la donna bianca non può più rimanere in difesa del punto e1 senza poi subire le conseguenze. Infatti a questo punto il nero può entrare con donna in f2 e il matto segue veramente a breve. Ok, quindi abbiamo visto dopo
torre 8, cosa succede in caso di cambio di torri? Il problema è che qui il nero sta minacciando di catturare la torre in E1. Quindi supponiamo che ovviamente il bianco la dovrà difendere se non la vuole cambiare in qualche modo. Quindi supponiamo che la difenda con alfiere di 2, quindi cominciando anche a sviluppare questo pezzo, sembra una mossa abbastanza plausibile, ma qui semplicemente il nero cambia le torri e, giunto in questa posizione, può giocare cavallo F4, ora che l'alfiere non è più su questa diagonale, che va a minacciare la donna avversaria e eventualmente queste case sull'arrocco corto del bianco. Quindi qui, dopo che la donna ha mosso ad esempio in E4, c'è comunque inevitabile cavallo E2 scacco, e qui il bianco ha poche opzioni: o sacrifica la donna sul cavallo, ma va a finire in deficienza di materiale, oppure sposta il re in F1 e prende matto alla mossa successiva. Quindi anche questa variante è totalmente a vantaggio del nero. Ok, quindi a questo punto un'altra opzione che potrebbe avere il bianco è difendere con la donna la torre, con ad esempio donna di 2, e questa, diciamo, ottiene in qualche modo. Alternativamente la mossa migliore è un'altra volta torre 4, ok, perché il nero potrà cambiare quando vuole la torre, ma comunque il bianco la ricattura di donna e non ci sarà nessun problema, perché poi torre 8 non sarà possibile, perché la casa è controllata appunto dalla donna bianca. Inoltre qui si sta inchiodando l'alfiere sulla donna avversaria, quindi un altro vantaggio in più che ha il bianco. Comunque vediamo invece cosa succede in un'altra occasione. Se il bianco ad esempio prova a interrompere questo attacco del nero frapponendo l'alfiere sulla linea d'attacco con alfiere E3, questa è la naturale continuazione della trappola, anche perché questa mossa d'alfiere è una mossa naturale di sviluppo per l'alfiere campo scuro in questo tipo di posizioni, quindi potrebbe benissimo venire in mente al bianco di farla. Il problema però che ha il bianco con questa mossa è che l'alfiere ora è inchiodato, non si può muovere, perché altrimenti il bianco perde materiale pesante. Quindi qui il nero può giocare cavallo F4, una mossa molto interessante perché contemporaneamente attacca la donna e guadagna un tempo, oltre a portare il pezzo verso l'attacco dell'avversario. Quindi qui supponiamo che il bianco muova in F1, questa è la mossa migliore, perché se muove in D2 segue cavallo per G2, e poi se il re bianco cattura il pezzo, semplicemente qui va a seguire un matto imparabile. Quindi abbiamo detto la migliore qui è donna F1, anche se sembra che chiude il re in un vicolo cieco, in realtà questa mossa si prepara a difendere il punto G2. Ma qui nero non è per niente in svantaggio, perché può giocare ancora cavallo H3 sacrificando un altro pezzo. Qui praticamente unica soluzione plausibile è catturarlo di pedone e alfiere per H3, che va a scacciare la donna avversaria, prendendo notevole controllo delle case bianche intorno al re bianco, che ormai è quasi indifeso non avendo più pedoni davanti a sé. Quindi donna E2, anche perché in caso di donna D3 segue donna G4 con matto imparabile. Quindi supponiamo il bianco non voglia perdere la donna, gioca donna E2. E qui ci sono due varianti per il nero. La più sicura delle due è quella di giocare alfiere G4, con l'idea di portarlo velocemente in F3 per poi dare matto con donna H1. Ovviamente questa mossa guadagna un tempo perché sta attaccando la donna in E2, quindi supponiamo che il bianco la muova in F1 per comunque controllare almeno la casa G2. Se l'avesse mossa in D3 sarebbe stata ancora peggio, qui matta ancora più imparabile. Quindi dopo questa mossa alfiere F3, e vedete, il bianco deve sacrificare la donna per parare questo matto. L'altra variante è giocare
torre 4. Questa però dà la possibilità al bianco in qualche modo di recuperare un pochino. Difatti la mossa consigliata qui per il bianco è alfiere D1, che andrà a mettere un doppio attacco sul punto G4. Ovviamente la mossa torre 4 sta minacciando appunto un attacco di questo tipo. Ed è questo l'unico modo per sopravvivere del bianco, perché qui segue torre G4, il bianco deve sacrificare la donna e a questo punto il materiale è tornato quasi in parità, però il nero ha un forte attacco e quindi probabilmente è leggermente in vantaggio. Una mossa invece che sembra a questo punto coprire tutto da parte del bianco è invece F3, perché ovviamente controlla la casa G4, impedisce questo giochino alla torre, oltre ovviamente a minacciare la torre stessa. Il problema di questa mossa è che lascia il punto di accesso G3 alla donna nera, che quindi c'entra, diciamo, in modo prorompente. Qui bianco non può frapporre perché comunque seguirebbe matto, quindi deve giocare per forza re H1, a cui segue torre H4, e qui le cose si mettono veramente male, perché nero minaccia questa scoperta con un praticamente matto imparabile quasi, quindi supponiamo che per cercare di sopravvivere il più lungo possibile, oltre a dare scacchi inutili come potrebbero essere alfiere per F7, il bianco giochi donna H2 in modo da parare lo scacco di scoperta. Ma comunque il nero gioca alfiere G2 scacco, la donna non può neanche catturare in G2 perché è inchiodata, e dopo l'unica re G1, donna per H2, re F2 e scacco matto con alfiere H3. Ok, quindi rivediamo un attimo un riepilogo di questa, diciamo così, trappola. Una trappola che potrebbe cogliere impreparati molti giocatori che sì, sono abituati a giocare contro gambetto Marshall, ma non hanno mai visto il sacrificio d'alfiere in H2. Ok, quindi partita spagnola, difesa Morphy, poi si entra in una spagnola chiusa. E qui viene giocato il classico contro gambetto Marshall con questa spinta in D5. Qui il bianco guadagna il pedone E5, però il nero si può rifare ottenendo questo tempo e un netto vantaggio di sviluppo. Ok, qui entra la mossa della trappola con questa alfiere per H2. L'idea è quella di esporre il re bianco agli attacchi del nero, che potrà continuare a sviluppare nonostante un pezzo pieno di svantaggio. Ok, qui piano piano il nero sta stringendo il bianco nella morsa, e qui praticamente il bianco ha conquistato un completo controllo delle case chiare davanti all'avversario, che ormai non ha più difese di pedoni. Quindi nonostante lo svantaggio il nero ha praticamente vinto, perché può sfruttare questa forte debolezza del bianco, ed ecco qua che ottiene lo scacco matto.